Sono Franco Arcobito e siete sul mio programma 360 gradi. Oggi sono in collegamento con la professoressa, dottoressa Rosalia Silvestri, che si trova a Roma a un congresso sul sonno. Il sonno al centro. Sonno al centro. E, dottoressa, buonasera. Io la sto disturbando in un momento un po' particolare, evidentemente è ancora in corso il congresso, ma vorrei scambiare quattro chiacchiere sul, appunto, sul sonno. So che lei ha fatto una relazione in cui parlava appunto del sonno e soprattutto mi ha incuriosito le differenze fra il sonno della donna e il sonno dell'uomo. Ci vuole riassumere un attimo questo discorso? Grazie. Sì, volentieri. Allora, la sessione di cui facevo parte esaminava il sonno come fattore di protezione verso alcuni problemi di salute, in particolare nell'anziano il declino cognitivo. I relatori che mi hanno preceduto hanno esaminato chi gli aspetti fisiologici, chi i disturbi del sonno in generale e come è possibile prevenirli e adattarsi. A me appunto era stato dato il compito di esaminare le differenze di genere cosiddette tra l'uomo e la donna. Allora, la donna dorme in maniera sicuramente diversa dall'uomo per una serie di fattori. Intanto la donna ha un sonno, chiamiamolo così, efficiente, quello buono, il sonno profondo, che dura più a lungo che nell'uomo. Questo è un fattore di protezione importante. E da un punto di vista del controllo circadiano del sonno, cioè il sonno nelle 24 ore, ha invece una differenza sostanziale per quanto riguarda i ritmi della melatonina e per quanto riguarda il periodo di sonno. La donna ha un ciclo più breve, tende a dormire prima e a svegliarsi prima. Questi sono così dei dati di fisiologia. Ma quello su cui volgeva la mia relazione era quali sono quei fattori che fanno sì che la donna abbia un'incidenza molto maggiore di malattia di Alzheimer rispetto all'uomo. Quindi io sono neurologo, mi occupo di questi aspetti cognitivi. E allora i motivi sono molteplici. Io ho relazionato sul fatto che l'insonnia è un problema decisamente maggiore nella donna che non nell'uomo. L'odd ratio per il disturbo da insonnia, in particolare l'insonnia legata a depressione, è molto maggiore nella donna e va avanti con l'età. I farmaci che si usano per trattare l'insonnia cronica spesso rappresentano dei fattori di rischio per il declino cognitivo. In particolare, sì? Le vorrei chiedere a proposito dei farmaci. Ovviamente sì. Noi comuni mortali utilizziamo, a parte la camomilla per rilassarci un po', qualcuno di quei farmaci che rilassano un po' e che inducono un po' al sonno. Ora, c'è un, non voglio i nomi naturalmente dei farmaci, ma c'è un sistema per chi, per esempio come me, io empiricamente ho scoperto da tanti anni che mia moglie va a letto, si addormenta subito e dorme come un ghiro. Io vado a letto da qualche anno, non mi addormento subito e mi sveglio addirittura prima di mia moglie. Allora, c'è un farmaco, ripeto, poi me lo dirai in un'altra come nome, ma c'è qualcosa che noi potremmo usare senza bisogno di dover andare in clinica, farci esaminare, analizzare e così via? Allora, in particolare a una certa età, un farmaco che poi è un principio naturale che funziona bene è la melatonina ritardo. L'unica approvata dall'AIFA in Italia è appunto la melatonina 2 mg, anche qui non facciamo nomi, ma funziona soprattutto sul garantire la continuità del sonno. Non tanto sull'inizio, ma sulla continuità, espandere il sonno. E soprattutto non fa danno come, parliamo di categorie generali, potrebbe fare l'uso prolungato dei tranquillanti minori, le benzodiazepine. Le benzodiazepine sono legate come categoria ad un aumento, a una possibilità di generare nel tempo danno cognitivo. C'è anche un meccanismo per questo. La benzodiazepina espande il sonno,
a sfavore del sonno profondo, che è quello efficiente. Quindi fa sì che il sonno si espanda, ma sia un dormiveglia fondamentalmente, sia un sonno molto superficiale, che è molto negativo per i meccanismi cognitivi e della memoria. Quindi le benzodiazepine bisognerebbe evitarle come uso cronico, ovviamente, una tanto non succede nulla. Comunque sotto controllo di un medico, insomma, che ne capisca qualcosa. Il rapporto tra il sonno e poi l'efficienza fisica dell'indomani, a che livello viene studiato da voi? Cioè, io so che voi vi occupate anche dei bambini, del sonno dei bambini, che è molto importante per la crescita, quel che ho capito da poche letture che ho fatto. Bene, qual è la chiave per capire meglio se per esempio un bambino dorme bene e quindi ha uno sviluppo in crescita normale? Allora, il sonno nel bambino ha un'importanza sia per quanto riguarda lo sviluppo fisico, addirittura quello staturo-ponderale, sia per quanto riguarda le capacità cognitive di apprendimento. Il bambino che fa anche qui poco sonno profondo è un bambino che non impara e che cresce poco. Allora, quali sono le situazioni che non fanno fare sonno profondo al bambino? Sono fondamentalmente situazioni di ansia, per esempio i bambini istituzionalizzati negli orfanotrofi o altro, e situazioni invece organiche che inducono frammentazione del sonno, come per esempio nel bambino l'ipertrofia adenotonsillare. Le apnee da sonno nel bambino possono generare dei problemi di crescita e dei problemi anche cognitivi. Riconoscere per esempio un'ipertrofia adenotonsillare che fa respirare male il bambino mentre dorme è fondamentale, perché non gli preclude una crescita adeguata. Senta, dottoressa, lei è direttore del Centro di Medicina del Sonno del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Immagino che abbiate voi dei contatti nel vostro lavoro con cardiologi, con pediatri. Cioè, qual è, diciamo, al solito la chiave di lettura che voi utilizzate per esaminare per esempio il paziente franco al Covid? Vi fate fare l'elettrocardiogramma? Cosa faccio io se ho disturbi del sonno e vengo lì al policlinico dalla professoressa Silvestri? Allora, dipende qual è il riferito. Un paziente può venire da noi per un'insonnia, può venire da noi per un'eccessiva faticabilità e sonnolenza diurna, può venire per disturbi respiratori in sonno, che magari non riferisce, ma riferisce la moglie o altro, può venire per un sonno interrotto, a seconda di quello che è il quesito da parte del paziente, si instaura una serie di... La prima cosa è fare una polisonnografia ambulatoriale che ci dica cosa succede nel sonno del paziente. Questa può essere fatta a tanti livelli. Per esempio, per le insonnie si usa l'actimetria, che è un dato che ci misura la discontinuità del sonno. Quante volte il paziente si sveglia nel corso della notte, a che ora si addormenta, a che ora si sveglia. Se vogliamo qualcosa in più, facciamo un monitoraggio cardiorespiratorio notturno, in cui andiamo per esempio a valutare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno, i movimenti respiratori, il russamento, i movimenti degli arti, e questo già ci dà molte più informazioni. Questo è un esame che spesso ci viene, per parlare di rete al policlinico, richiesto dai cardiologi. I cardiologi in particolare ci mandano i pazienti con ipertensione e con disturbi del ritmo, in particolare pazienti con fibrillazione atriale parossistica, perché si è visto che la maggior parte di questi pazienti hanno un problema di saturimetria notturna. Un'altra cosa molto importante al policlinico: noi lavoriamo, oltre che per i pazienti esterni, molto spesso in consulenza con la preospedalizzazione. Cosa vuol dire questo? Dal 2014 la SIARTI, che è la Società degli Anestesisti, ha creato una serie di regole per cui, se l'anestesista suppone, o per la mole del paziente o per il riferito, che questo paziente possa avere delle apnee in sonno, il paziente non può essere operato, nel senso che non può andare in anestesia, perché sennò ci potrebbero essere delle ripercussioni legali per l'anestesista, per il chirurgo, se prima non vengono escluse le apnee in sonno. Nel caso in cui invece
queste ci siano, il paziente deve essere monitorato, titolato con un apparecchio di ventilazione notturna, il famoso CPAP, che poi deve essere in dotazione al paziente per quando esce dall'anestesia e in quel periodo in cui fatica, diciamo, a riprendere, deve essere collegato al suo apparecchio. Quindi si lavora molto con gli altri specialisti del policlinico. Certo. Lei, lo so per certo, ha avuto una grandissima esperienza all'estero di lavoro nella sua disciplina. Cosa consiglierebbe ai giovani medici che si vogliono avvicinare a queste discipline? Dunque, dire che in Italia, paradossalmente, con tutte le nostre pecche della sanità, dal punto di vista della ricerca sul sonno, l'Italia è uno dei paesi più avanti in atto in Europa come pubblicazioni. Sono l'Italia e la Germania, che sono molto molto avanti rispetto ad altri paesi europei. Quindi per chi vuole fare ricerca, devo dire che l'Italia ha un problema di carenza di fondi da assegnare alla ricerca in questo momento, però i ricercatori italiani pubblicano parecchio da questo punto di vista. E per il resto dipende da che cosa si vuole fare nel sonno, perché ovviamente esistono tante branche. Esiste la branca di chi vuole fare respiratorio, la branca di chi vuole fare cognitivo, la branca di chi vuole fare per esempio epilessia e sonno, è un altro modulo di ricerca molto molto bello. Cosa succede negli epilettici in sonno, perché gli epilettici non rispondono più alla terapia quando hanno disturbi del sonno. Io ovviamente parlo da neurologo. Un altro campo molto bello è quello dei disturbi del movimento sonno relati. Sindrome delle gambe senza riposo, movimenti periodici in sonno, bruxismo, movimenti ritmici del sonno per tornare ai bambini. I bambini spesso si addormentano cullandosi, il famoso body rolling, body rocking, che ha tutto un significato e che sono anche cose abbastanza interessanti da studiare. Poi un altro campo bellissimo, a mio modo di vedere, è quello delle cosiddette parasonnie, cioè quei disturbi che compaiono nell'ambito del sonno e che non rappresentano un disturbo del sonno primario, ma un qualcosa di associato al sonno. Faccio un esempio, soprattutto i passaggi di fase, sonnambulismo, pavor nocturnus o terrori notturni, risvegli confusionali, sogni agiti in fase REM. Tutti questi disturbi, dal nostro punto di vista neurologico, sono estremamente interessanti come meccanismi neurofisiologici. Anche su questo l'Italia è molto avanti. Il rapporto tra il sonno e il sogno. Sì. Se si sogna, si dorme meglio, significa che si dorme meglio, o se non si sogna è l'inverso? Allora, sogniamo tutti. Il problema è che possiamo non ricordare i nostri sogni. E quando non ricordiamo i nostri sogni vuol dire che dormiamo male, mettiamola così. L'attività onirica, che è quella tipica, l'attività mentale del sogno, è molto importante per quanto riguarda il controllo emotivo, è estremamente importante, abbiamo delle grosse alterazioni nella depressione, per esempio, ma anche molto importante per la plasticità cerebrale, per l'apprendimento. Quindi il sonno REM è sicuramente un grosso pilastro. Noi passiamo meno di un quarto del nostro sonno quando siamo giovani in sonno REM, però quel quarto è decisamente un quarto nobile, molto importante. Il periodo della pandemia ha comportato ulteriori aggravamenti nella visita pazienti nel vostro ospedale, nel vostro reparto, o no? Sì, ha ritardato innanzitutto la possibilità di accedere all'ospedale, di accedere alle visite, e quindi le liste di attesa si sono molto ampliate. E durante la pandemia non è stato possibile fare polisonnografie, quindi anche la valutazione strumentale dei pazienti ha avuto delle ripercussioni. E poi è interessante vedere che paradossalmente durante la pandemia i soggetti tra virgolette normali da un punto di vista psicologico, psichiatrico, hanno avuto soprattutto i lavoratori sanitari, gli studenti che non hanno amato la DAD, chi assisteva gli studenti, delle ripercussioni psicologiche che hanno
interferito con le abitudini al sonno, anche le abitudini alimentari, le abitudini di vita in genere. Paradossalmente, pazienti psichiatrici invece abbastanza seri, gravi, alcuni di questi sono stati meglio durante la pandemia, perché l'isolamento forzato si sono sentiti protetti. E paradossalmente alla rimissione in circolo, per dire così, sono stati peggio. Quindi questo è un dato abbastanza interessante. Ah, interessante, molto interessante. Va bene, dottoressa, io adesso mi fermerei qui. Vorrei soltanto che lei dicesse due parole in relazione al congresso a cui sta partecipando. Oggi, diciamolo, è il 22 settembre del 2021 e lei è appunto a Roma a questo congresso Sonno al Centro. Due parole soltanto relative a questo convegno. Allora, questo è un convegno che abbiamo avuto nel tempo quasi tutti gli anni. Originariamente è nato Italia Sonno, che c'è stato rigorosamente ogni 2 anni, fino a quando poi l'ultimo è stato il 2019 e non abbiamo avuto la pandemia. E da allora il dottore Liguori, che invece è l'organizzatore, lui lavora, è un ricercatore di Tor Vergata, si è occupato di mettere insieme diciamo un gruppo di persone che lavoravano su argomenti più specifici rispetto a quello che era Italia Sonno, che invece era un grosso evento giornalistico anche dal punto di vista giornalistico, e ha dato sempre però dei temi molto interessanti. Quest'anno, come dicevo, il titolo del congresso era Agire in prevenzione per il miglioramento della qualità della vita. E oltre al simposio di cui dicevamo prima, il sonno come fattore di protezione, c'è stata una seconda sessione molto importante sull'eccessiva sonnolenza diurna e l'importanza del trattamento. In particolare c'è stato un excursus su quanto riguarda la narcolessia, le apnee in sonno e i nuovi farmaci per la correzione dell'eccessiva sonnolenza diurna. Poi c'è stata un'altra sessione molto bella su sonno ed epilessia. E l'ultima che è in corso ora invece è sonno e depressione, sonno e disturbi psichiatrici, con una particolare attenzione appunto alla pandemia e a quello, allo strascico che la pandemia ci ha lasciato. Va bene, dottoressa, io non la trattengo più. La ringrazio, le auguro un buon lavoro, una buona continuazione di lavoro a questo congresso e vedrà che ci risentiamo una prossima volta perché ho voglia di approfondire questi temi che credo che siano i temi che interessano un po' tutti. Non so quante persone al mondo abbiano problemi legati al sonno e al non buono. Speriamo che noi usiamo un terzo della nostra vita per dormire, 7-8 ore in media, e ovviamente i disturbi di un terzo della Grazie nostra vita possono essere importanti e cospicui. Grazie dell'attenzione. ancora. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.